Il frontespizio di Marozzo è un urlo. Il frontespizio di Marozzo è un mostrare tutta la libertà, con tutta la libertà che può, la ricerca dell'opera nuova, dell'uomo, del nuovo Adamo, dell'uomo nuovo. Più chiaro di così, un rettangolo che è la dimensione terrena in cui il maestro opera, creando segni alchemici o cabalistici in un cerchio non ancora identificati di protezione, mentre dietro c'è la sua città, mentre lui ha la sua armatura. Da quell'altare si innalzano due colonne che sono il maestro stesso. Il lavoro del maestro porta il maestro a essere due colonne che tengono un nuovo piano in cui il maestro è in trono, con la sfera nelle sue mani, con la spada della giustizia e dell'arte marziale nelle sue mani e col triregno come copricapo. Questo è il piano dell'opera di Maestro Marozzo, che poi al suo interno sarà un'opera ciclica, un'opera in cui asciuga e diluisce, un'opera in cui tira fuori dall'operazione, dal gesto, la nostra comprensione a distanza di 500 anni. La mostra di Hong Kong è il momento giusto per presentare una teoria, una ricerca vecchia di un quarto di secolo che ci ha portato a non analizzare più le tecniche dei maestri, dei singoli trattati come elementi a sé stanti, ma come parte di un grande sistema, di un sistema complesso adattabile a qualsiasi arma e a qualsiasi situazione, a qualsiasi misura e a qualsiasi tempo schermistico. I maestri sono gelosi di certe informazioni e quindi abbiamo dovuto ricostruirle prendendo da tutti i trattati che sono giunti fino a noi dei brani, delle parti, dei sistemi, dei metodi di comprensione. Di sicuro quello più generoso nel mostrarci la strada in maniera semplice è Camillo Agrippa, che si mostra dilaniato in un sogno tra gli antichi e i moderni, mentre gli antichi non vogliono che riveli e i moderni lo spingono a rivelare. Lo stesso Agrippa che si mostra seduto nel suo studio insieme agli amici con una sfera sotto il piede, la sfera che è la palla, che è la sfera dinamica, che è ciò intorno a cui lui fonda il suo sistema marziale. Maestro Agrippa dice: nelle persone nostre si può verificare il medesimo che nella palla, per la mobilità loro, governandosi con la destrezza ed agilità. Ci insegna a essere sfere dinamiche, a portare la nostra energia nel centro della sfera e a sapere muovere quel centro, a saper mandare la circonferenza lontanissima o vicinissima al nostro nucleo. Ci insegna a non avere un appoggio stabile, ma molteplici poli su cui la sfera si appoggia momentaneamente. Come lui, tanti altri maestri daranno elementi importantissimi per questa costruzione di questo guerriero sfera dinamica. Si pensi a Maestro Di Grassi, che ci insegna a derompere le spalle appendendoci persino dei pioli nella parete per poter estendere al massimo le dimensioni di questo corpo. Si pensi ai maestri che sottolineano come la collera temperata, il fuoco che è nel centro di questa sfera, siano l'origine del movimento. Tutti i maestri della scuola italiana chiedono di avere piedi vicini e leggeri, di spostare il peso da un piede all'altro facendolo salire all'interno della forchina, il compasso che Agrippa disegna, quel legno inanimato che il maestro ci dice che con una mano leggera, grazie alle nostre menti sottili, possiamo inanimire, possiamo portare a essere strumento di perfezione. Quella forchina non è altro che il complesso sistema gambe-torso che è anche l'elefante con la torre sulla schiena di Maestro Fiore dei Liberi, che è il sole, la torre di Maestro Filippo Vadi, con le ginocchia unite come due chiavi da un elemento superiore e con una ruota sotto i piedi. Tutta questa costruzione complessa è la costruzione del guerriero sfera dinamica. È uno stadio ulteriore rispetto a quello cognitivo e quello naturale. I maestri si interrogano e si rispondono. Dio si raggiunge e la perfezione si raggiunge con l'operazione, attraverso l'operazione, non con il pensiero. Maestro Agrippa è un maestro di tanto, un maestro di vita, potremmo dire. Quando
ci guida per manina, ci dà la manina e ci guida e dice: bene signori, questo è un pezzo di legno inanimato che ho strappato dai rovi, voi siete uguali, ma se una mano leggera lo impugna e lo fa girare, quel pezzo di legno inanimato può fare i più bei disegni geometrici e i disegni geometrici perfetti. Il maestro dice: provate, prendete un pezzo di legno formato a forma di compasso e muovetelo su questi disegni. Così capirete la necessità di togliere il peso da un piede, farlo salire nel plesso e riposizionarlo nell'altro. Tutti i maestri poi ci chiederanno questo, dai più antichi, da Fiore dei Liberi, da Filippo Vadi a Pietro Monte, fino ai più recenti del XVI secolo. Agrippa è convinto di poter creare un uomo nuovo. Dice: prendete la sfera, colpitela, vedrete come reagisce, comportatevi nello stesso modo. Il maestro dice anche: io qua vi sto dando un pezzo della verità, il resto cercatevela. Marozzo è anche più spietato in questo, non ci dice niente, ci fa vedere il suo frontespizio e poi ci dà delle lunghissime operazioni da provare a compiere. Forse noi siamo stati fortunati a trovarci davanti al nulla, un oceano da navigare. Forse attraverso la dedizione a quest'arte marziale abbiamo capito qualcosa, perché abbiamo dovuto abbandonarci all'operazione, a provare, riprovare, sbagliare, cercare una dinamica, cercare una fluidità, musica, ritmo. L'abbiamo dovuta cercare lasciando che un pezzo si armonizzasse con l'altro grazie a quasi l'annullamento del corpo. Questo è l'insegnamento degli antichi, ovviamente un insegnamento che poi si riflette in tutta la vita della persona. I maestri della scherma, dell'arte marziale rinascimentale italiana, eredi di migliaia di anni di tradizione marziale, dalla preistoria attraverso la storia conosciuta fino ai libri del Rinascimento che hanno conservato queste conoscenze per noi, ci raccontano di come quella sfera dinamica che è il guerriero non abbia un solo polo, non abbia un solo nucleo, ma ne abbia molteplici. Ghisliero ne identifica 5, ma in realtà poi tutti i maestri ci insegnano a portare questo centro di rotazione animato fino a fuori dal corpo, dentro nelle mani nella lotta, piuttosto che dentro nella lama delle spade o delle alabarde, nel momento dell'incontro tra le due forze opposte. Maestro Agrippa teorizza, e con lui gli altri, come si può opporre la minore alla maggior forza essendo vittoriosi. Tutto questo è un ponte di conoscenze che può permettere un dialogo con l'Oriente. La filosofia orientale si incontra con quella occidentale. Quando i maestri individuano il centro di questa sfera dinamica sopra l'ombelico, nel torso, non stanno altro facendo che identificare quel centro nel plesso solare e parlano di un'energia che da lì si sviluppa. Tutte queste conoscenze raccolte nei libri dei maestri mi hanno portato a farmi una domanda. E la domanda è stata: è possibile che nel momento in cui un uomo come Leonardo ha fatto la sua grande opera nell'uomo vitruviano, nel disegno dell'uomo vitruviano, dividendo un primo centro dell'uomo naturale iscritto nel quadrato, che è il pene, da un secondo centro dell'uomo speculativo, dell'uomo che studia, che cerca, l'uomo che cerca la teoria, che cerca di essere rappresentazione del macrocosmo, lui microcosmo, questo secondo centro lo pone nell'ombelico. È possibile che l'uomo iscritto nella sfera, l'uomo dei miei maestri, per funzionare, come da esperienza abbiamo sentito, abbia un terzo centro? E la risposta è stata sì. L'uomo, il terzo stato dell'uomo vitruviano, può essere rappresentato allungando al massimo le braccia verso l'alto, arrivando a avere il vero centro di quella sfera, di quella lunghezza totale dell'uomo, nel plesso solare, esattamente 9-10 cm sopra l'ombelico. Quindi se al primo centro nel pene dell'uomo iscritto nel quadrato segue un secondo centro dell'uomo speculativo iscritto nel cerchio, che è nell'ombelico, il centro dell'uomo sfera dinamica, l'uomo operazione, l'uomo azione, è nel plesso solare che per le culture orientali indiana non è altro che l'origine del movimento, il fuoco del movimento, e i maestri antichi, Ghisliero, Vigiani, chiamano così quella collera temperata che porta
portare in sospensione tutte le membra, a inanimirle e a mettere l'energia nel nostro gesto. La strada è lunga per la comprensione, ma credo che questo piccolo intervento, queste piccole studi che abbiamo fatto, il disegno dell'uomo sfera dinamica che è presentato qua a Hong Kong con la relazione che dà compiuta testimonianza delle misurazioni geometrico-matematiche e delle parole dei maestri, siano uno strumento di comprensione. Quando Maestro Di Grassi dice che noi dobbiamo derompere le spalle, ci fa acquistare un'altezza tale per cui quel centro che è stato nel pene, che è stato nell'ombelico, si sposta verso l'alto. Ma questa è la dinamica, questo è l'uomo che si muove. Leonardo ha fatto la sua opera con fini artistici, pittura, scultura, architettura se vogliamo, con lui Cesare Cesariano, con lui tutti gli architetti del passato. Non aveva bisogno di trovare gli estremi della dinamica. Colui che deve con una spada colpire lontano, parare lontano, difendersi, muoversi, spostarsi, ha invece la necessità di portare all'estremo queste dimensioni. E lì si crea il centro dell'uomo sfera dinamica. Ora mostreremo alcune immagini di come la sfera dinamica sia in azione. Mi chiedono spesso qual è l'oggetto più importante conservato nel museo che abbiamo saputo costruire intorno alla nostra scuola. La mia risposta è sempre la stessa, semplice. I gesti dei ragazzi che sono qua. È una magia aver riportato in vita gesti dinamici come li chiedono i maestri. I maestri lamentano che già nel Cinquecento la gente cercava di andare a colpire senza nulla di bello, senza nulla di ricco, senza nulla di formativo. I maestri chiedono invece di essere ariosi, dinamici, la sfera portata nel gioco largo, ristretta nel gioco stretto e riesplosa nel gioco largo. Lamentano carenze. Io credo che oggi la mia soddisfazione più grande è essere circondato dalle persone che erano solo nei libri. Oggi sono i miei compagni di strada, coloro a cui insegno, coloro da cui imparo. Il gesto è formativo quando non ha un fine semplice. Non è necessario fare un punto. Fare un punto è una parte di un percorso, è utile, ma non è niente. È come si fa un punto, come si compie un gesto, per quanto lo si può prolungare, quanto è dinamico, quanto è ricco, quanta energia riusciamo a sviluppare. Questo insegnano veramente i maestri. E per questo l'insegnamento schermistico dell'arte marziale è un insegnamento che poi ha molteplici funzioni al di fuori di quell'arte marziale che oggi fondamentalmente non servirebbe a nulla, se non appunto accendere una lucina per fare un punto, piuttosto che pensare di essere uomini capaci di disarmare un altro uomo. Credo che sia un messaggio formativo incredibile. Abbiamo riportato in vita da libri antichi, da oggetti antichi, dei gesti formativi. E questo forse è la dignità di quest'arte marziale. L'uomo vitruviano al suo terzo stadio, l'uomo vitruviano iscritto nella sfera, è un raggiungimento che ci porta a una sensibilità maggiore, a una capacità di comprendere, di vivere a un livello, come mostra Maestro Marozzo, superiore a quello dove siamo partiti.